Thank you.
il gruppo artistico di Martanna Mondello vi ringrazia per la vostra partecipazione. Adesso ci concentriamo per affrontare questa Via Crucis. Quindi portarono Gesù da Pilato. Pilato però non ebbe la forza di liberare Gesù, e per accontentare i sommi sacerdoti decise di fare flagellare Gesù, nella speranza che i sommi pontefici potessero avere un senso di pietà. Il flagello è schegge di ossa che procuravano tremende lacerazioni e fratture. Per i romani era altro che un gioco, che un passamento. Non lo sapevano che Gesù si era proclamato re dei giudei. Quindi la loro soddisfazione nel punire un re era grande. Che provava Gesù. Pensiamo a questa povera carne trapassata da questa frusta. E pensate che a tutto questo assisteva sua madre, Maria. Il fatto che Gesù non aveva gridato, questo portava i romani a farsi beffa di lui. Di schernire Gesù. Ah, mio re dei veri! Ecco, o re dei giudei, siamo qui per venerarti. Re dei veri! Ecce, homo. Così disse Pilato quando vide Gesù dopo essere stato flagellato. Ma i sommi sacerdoti, gli scribi, e ordinò ai romani di crocifiggere Gesù. Allora i romani presero la croce e
Le donne di Gerusalemme, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi. E se Sione faceva dimenticare che il condannato avesse una madre, l'arresto l'anche l'aveva dimenticato. Beato il ventre che ti ha portato in seno, versa all'altro il proprio dolore. L'anima di Maria è sommersa in amarezza, per l'amarezza di Gesù, di una madre per il figlio. Non esiste più. Che tradotta vuol dire luogo del cranio. E qui lo crocifissero, e con lui crocifissero due malfattori, uno da una parte e uno dall'altra, Gestas e Tisma. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Perché sarà chiamato figlio di Dio. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite ed esultate.
perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Nazareno. Allora i gran sacerdoti andarono da Pilato e gli dissero: perché hai scritto re dei Giudei? Ma egli è stato condannato a Gerusalemme. Ma uno dei ladroni: se tu sei il Cristo, falso Messia, l'altro ladrone invece, prendendo le difese di Gesù, gridandogli: basta, neanche adesso che stai per morire, anche tu crocifisso allo stesso modo. Ma per noi tutto questo è giusto. Gli diedero da bere con una spugna posta sopra un'asta, acqua mista ad aceto. Ma l'azione del soldato non piacque a coloro che avevano parlato di Elia. Alcuni gridarono: non dargli da bere, vediamo se viene Elia a dissetarlo. Ma Gesù mormorò: la pena della crocifissione che già Cicerone chiamava il supplizio più crudele e disgustoso è stata definita a buon diritto una vera e propria tortura che si concludeva con la morte infame del condannato. Seneca, a proposito, non gli spezzarono le gambe, perché, come dicono le scritture, non gli fu rotto alcun osso. Quando arrivarono presso Gesù per rompergli le gambe, videro che già era morto. Allora uno dei soldati gli perforò il costato con la lancia e ne uscì sangue e acqua. Giuseppe d'Arimatea il pianto delle mamme. Della commissione attività produttiva, Ottavio Zacco, Katia Mello, e il nostro, e tutto lo staff del Teatro Massimo. Grazie, grazie, grazie. Appena vicino se ne va.